Buon pomeriggio a tutti, è con piacere che do il benvenuto a questo seminario di confronto organizzato da ISPRA in modalità da remoto, come ormai consuetudine in queste settimane. Un particolare saluto e benvenuto ai colleghi del Dipartimento della Protezione Civile e ai colleghi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Io non mi voglio soffermare sui contenuti tecnici di questo progetto, quanto piuttosto sottolinearne l'importanza proprio in queste settimane in cui stiamo vivendo questa terribile emergenza, perché significa mettere in campo e rafforzare la sinergia tra enti ed istituzioni in vista della ripresa e del rilancio economico del Paese. Abbiamo il dovere di coniugare questo rilancio del Paese con un elevato livello di tutela ambientale, questa è anche l'indicazione che ci viene dal Governo, dal Parlamento, e in questo senso la collaborazione tra enti e anche la cooperazione internazionale possono fare molto. In questa materia così delicata, in cui purtroppo il nostro paese ha dimostrato di saper affrontare le emergenze che purtroppo già si sono verificate nel corso degli anni e che hanno portato a gravi fenomeni di inquinamento nel nostro mare, il Mar Mediterraneo in particolare. Ecco, io direi che queste situazioni, questi fenomeni abbiamo il dovere di studiare. Nei limiti del possibile non dipende solo da noi di prevenire, ma qualora accadano di gestire nella maniera migliore possibile proprio per evitare che situazioni già difficili e problematiche possano poi avere conseguenze devastanti sull'ambiente e in definitiva poi sulla salute dei nostri concittadini, oltre che sull'ecosistema marino. E sappiamo quanto sia importante anche mantenere alto il livello di biodiversità presente nei nostri mari, un livello che abbiamo raggiunto faticosamente, abbiamo migliorato faticosamente anche grazie, passatemi il termine, a questa situazione lockdown, ma che evidentemente abbiamo il dovere di mantenere alto anche quando le attività economiche riprenderanno e ovviamente questo ci auguriamo per tanti motivi che avvenga al più presto. Quindi buon lavoro, grazie per essere intervenuti e ovviamente mi auguro che questa sia una prima occasione di incontro e confronto a cui serviranno delle altre per rendere sempre più efficace la nostra azione. In onda, passerei alla presentazione che ho preparato per introdurre il tema. Per cui adesso vedrete probabilmente soltanto la presentazione, speriamo bene, ecco qua, PowerPoint è qua. Sì, questo dovrebbe funzionare, se condividi lo schermo, si dovrebbe vedere senza problemi. Poi vedete, in questo momento vedete qualcosa? No. Allora, il comando è qui. Ecco qua. Ok, vedete qualcosa adesso? Sempre qualche secondo di ritardo. Ecco, adesso sì. Benissimo. Allora, adesso la lancio la presentazione. Mi sentite? Sì, tieni conto che ha sempre qualche istante di ritardo, quindi quando inizi a parlare su una nuova slide, attendi un secondo magari. D'accordo. Allora, come vedete dal titolo, questo webinar è dedicato a una fase finale di sperimentazione di un metodo. E lo scopo di oggi, ed è quella la motivazione per cui sono molto soddisfatto di avere i dirigenti generali delle due amministrazioni, è quello di poter fare insieme a voi un'analisi del gap, performance analysis e improvement program. E permettetevi un po' di, come dire, presentazione di chi siamo e cosa facciamo, cercherò di essere molto veloce. Noi siamo l'area emergenze ambientali in mare del Centro Nazionale per le Crisi e le Emergenze e il Danno Ambientale dell'ISPRA. Offriamo supporto tecnico-scientifico agli uffici del Ministero che sono deputati alle attività di prevenzione, preparazione e contrasto agli inquinamenti marini incidentali. E nel caso, offriamo supporto per le attività di bonifica e ripristino che dovessero rendersi necessarie. Obiettivi dell'area che ho l'onore di condurre è mettere a fattor comune nell'ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente conoscenze, strategie, procedure e capacità per rappresentare ai decisori, in questo caso le due amministrazioni, per esempio, compiutamente e tempestivamente le conoscenze ambientali relative al territorio colpito e o minacciato. Essere in grado di raccomandare su basi scientifiche strategie di intervento, modalità di risposta e rafforzare sul territorio nazionale la preparazione e la capacità di risposta a eventi di inquinamento accidentale in mare e sulla costa. E questa è una funzione tipica dell'ISPRA,
inserito nel quadro del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente. Come si articolano queste attività? Queste attività si articolano con la prevenzione, la preparazione e il contrasto. In materia di prevenzione, il personale dell'area supporta il Ministero dell'Ambiente nell'attuazione, per esempio, di alcuni dispositivi normativi, come il decreto legislativo 145 del 2015 offshore sulla sicurezza delle operazioni in mare e settori di idrocarburi. In questo senso partecipiamo ai lavori delle articolazioni sul territorio del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare e sempre a disposizione del medesimo strumento normativo cooperiamo alla formulazione del rapporto sugli effetti dell'ecosistema marino, la tecnica dell'ERGAM, che la legge vuole che il Ministro dell'Ambiente presenti alle commissioni competenti del Parlamento ogni anno. Invece, in termini di preparazione alla risposta ai fenomeni di inquinamento accidentale, ci occupiamo di formare personale della rete per la protezione dell'ambiente, l'SNPA, conduciamo attività di formazione nei confronti di tecnici delle regioni costiere in modo tale da poter disporre di una rete di competenze e di conoscenze specifiche del territorio ed elaboriamo linee guida e manualistica sui temi di interesse. Infine, nei termini della risposta, che cosa facciamo in quel senso? Contrasto a fenomeni di inquinamento marino accidentale. Abbiamo il progetto TEAM, che è una convenzione che abbiamo stipulato con la direzione generale, qui rappresentata dal dirigente generale Giuseppe Italiano, insieme ad altre istituzioni, che viene attivata nel momento in cui abbiamo un'emergenza ambientale. E inoltre facciamo questo, facciamo il progetto West Pomoco, che è un progetto cofinanziato dalla Commissione europea, e lo facciamo insieme a istituti europei e segretariati di organizzazioni internazionali che si occupano della tematica sia in Mediterraneo che nei mari dei paesi europei. Il Mediterraneo, questo nostro mare, ha 21 stati costieri, tutti hanno contratto la Convenzione di Barcellona con molti dei suoi protocolli. E per esperienza vi dico spesso che l'aver ratificato questi protocolli e la Convenzione stessa non significa che effettivamente nel paese le regole stabilite da questa convenzione e dai suoi protocolli siano effettivamente applicate. Ho passato anni a girare tutti i paesi del Mediterraneo per l'UNEP MAP spiegando ai governi che cosa dovevano fare. L'obiettivo della superficie totale dell'acqua del pianeta rappresenta il Mediterraneo, però qui si svolge più del 25% del traffico navale petrolifero mondiale, solo petrolifero, il 25%. 250-300 petroliere sono in queste acque in ogni momento. 200 meno sono sempre le stesse, attraversano l'intero Mediterraneo, entrano ad est da Gibilterra e dallo stretto di Suez. Un'altra rappresentazione dello stesso fenomeno, e qui abbiamo lo stesso fenomeno però con una rappresentazione dei terminali petroliferi, le zone industriali e i siti di incidenti che, come vedete, costellano tutte le rotte attraversate da questi mezzi, da queste navi in Mediterraneo, nel tempo, dovunque. Una cosa che ritengo sia importante per la comune comprensione di quello che andiamo a sviluppare oggi, definizioni di inquinamento, abbiamo un inquinamento sistematico, causato dall'emissione continua nel tempo di inquinanti, uno scarico fognario, per quanto depurato secondo i principi del primo stadio o del secondo stadio, comunque immette in mare sostanze estranee e che sono in qualche modo una forma di inquinamento, che chiamiamo sistematico proprio perché è una, un sorgente continuo. Operativo, si definiscono così gli inquinamenti che abbiamo considerato non significativi dal punto di vista ambientale e che sono connessi all'esercizio, all'operatività di alcuni processi. È chiaro che si tende a tutti gli sforzi sono fatti per evitarli, ma sappiamo bene che le navi nei porti hanno bisogno di essere circondate, certe navi, da una filippane, proprio per prevenire la possibilità che il trasferimento del prodotto di liquido da porto terra qualcosa da personale e immediatamente raccolto. Infine abbiamo quello di cui ci occupiamo oggi, che è l'inquinamento accidentale. Dice la parola, è inutile che vi faccio perdere un po' di tempo. Perché siamo qui? Perché l'ISPRA, molti anni fa, su invito della Direzione Difesa del Mare, della Direzione MAC, è project partner di questo progetto, fatto con istituzioni tecnico-scientifiche mediterranee,
e approvato nel dicembre 2018 dalla Direzione Generale per la Protezione Civile e le Operazioni di Aiuto Umanitario, la famosa DG ECO della Commissione Europea. È importante segnalarvi che questa iniziativa nasce dal REMPEC, che è l'organizzazione mediterranea deputata nel Sistema Nazioni Unite a occuparsi di traffici marittimi e conseguenze e sistemi di minimizzazione delle conseguenze di incidenti. Questa organizzazione, il REMPEC, ha proposto a noi partner di sviluppare questo progetto e ha chiesto chiaramente al Ministero dell'Ambiente, perché in questo senso il progetto è fatto da istituzioni statuali, quindi ben precisamente indirizzato, e l'ISPRA ha accolto di ottimo grado, diciamo, questo invito, e per 3 anni insieme ai colleghi abbiamo scritto un progetto che alla fine non ci è stato finanziato se non nel dicembre 2018. Il motivo di questi vari tentativi e alla fine del fatto che è stato finanziato, ripeto, all'ISPRA di tutta questa operazione vengono rimborso spese di personale in forma di 25.000 euro, quindi stiamo parlando di bazzeccole. D'altra parte i partner sono tantissimi. La difficoltà reale è stata gli aspetti politici di questo progetto e senz'altro intuirete quali sono gli aspetti che hanno fatto sì che ci fossero discussioni tra Italia e Francia, per esempio, sul miglior modo di affrontare il problema. Vengo al dunque. Partecipano Algeria, Francia e Marocco per quello che riguarda il Maghreb, per questo parliamo di Mediterraneo occidentale. I paesi europei che partecipano al progetto sono l'Italia, Malta, Principato di Monaco, Spagna e Francia. E chi partecipa? Le istituzioni dello Stato deputate alla prevenzione, alla preparazione delle risposte e quindi al contrasto degli inquinamenti marini accidentali, idrocarburi e altre sostanze tossiche e nocive. Così prendo un po' di fiato, visto che questo ci mette un po'. Questi sono i loghi dei partecipanti al progetto, doverosamente ve li rappresento. Queste sono le istituzioni che partecipano al progetto. Parlo di istituzioni perché non sono degli istituti di ricerca, ma organizzazioni internazionali, per esempio l'International Maritime Organization, che fa parte del Sistema Nazioni Unite. L'accordo di Bonn è un altro, è un accordo cosiddetto regionale che riguarda i paesi del nord-est atlantico. Il SEDRE è un'istituzione pubblico-privata, HELCOM è l'organizzazione appunto regionale di altri paesi del Mar Baltico e l'ANTO è per 3 anni il migliore consorzio di tecnici che lavorano in tutto il mondo per difendere le cause degli assicuratori in caso di incidente marittimo. Allora, qua abbiamo una fotografia presa da un disastro avvenuto in Spagna, questa era la Eric, scusatemi, la Prestige, che è un vaso addirittura una piazza di un paese. Obiettivo principale del progetto è rafforzare collaborazione e cooperazione sul tema, anche intensificando la qualità e interoperabilità delle reciproche capacità di risposta a questo tipo di inquinamenti. Quindi capite che il tema è sensibile, perché si parla di mettere in comune quello che i diversi paesi hanno, con l'idea generale di fare sì che i paesi del Maghreb possano adeguarsi ai nostri sistemi. C'è anche però un confronto tra i paesi, come dire, europei, Francia, Italia e Spagna, perché questa è la prima volta in cui vengono disclosed, diciamo, alcuni aspetti dei propri sistemi di risposta all'inquinamento. Quindi gli obiettivi sono migliorare l'efficienza dei meccanismi di risposta, sviluppare metodologie condivise per migliorare la qualità e l'interoperabilità delle capacità di risposta. Allora, interoperabilità, operabilità, penso che sia facilmente comprensibile in cosa voglia dire. Devo solo specificare, per esempio, uno dei temi che stiamo trattando, a parte, non fa parte di questa sperimentazione di cui diciamo oggi, è che le attrezzature antinquinamento italiane siano compatibili con quelle, dico per dire, tunisine, in modo tale che nel momento in cui noi interveniamo in aiuto o loro, per assurdo, intervengono, di risposta agli inquinamenti da sostanze pericolose in Cina. È una cosa sulla quale vorrei soffermarmi di più perché ha una grande rilevanza.
sapete bene come siamo ancora in attesa della ratifica di una convenzione internazionale che riguarda questo tipo di prodotti. Le difficoltà non sono state rimosse da 15 anni a questa parte, e forse è il momento anche di fare una riflessione sulle effettive esigenze di averci una convenzione che ci tuteli da questo tipo di inquinamenti. Comunque, come progetto, stiamo niente poco di meno che preparando un manuale che sarebbe la summa di tutto quello che è stato scritto finora su come si risponde all'inquinamento da questi prodotti. Poi facciamo un aggiornamento e potenziamento del database, che è un database operativo, nel senso che è un sistema informativo integrato nel supporto delle decisioni, che è residente nel sito web del Rentec, questo Mitsis Trox, che data 30 anni, 35 anni, e nel recente passato è stato poco aggiornato, è uno strumento estremamente utile dal mio punto di vista, usato più volte. Il problema è sempre lo stesso: queste organizzazioni internazionali poi spesso soffrono di una mancanza di fondi per fare quello che vorremmo tutti facessero. Infine, questo è il punto che tocchiamo oggi, facciamo la sperimentazione di questo strumento sui sistemi nazionali di contrasto all'emergenza ambientale in mare. Lo facciamo qui, lo fanno in Francia, lo fanno in Spagna, e i francesi lo fanno anche in Algeria, Tunisia e Marocco. Dico questo perché sia chiaro l'andamento della vicenda. I francesi assolvono a spese del progetto degli esperti che vanno in Algeria, Tunisia e Marocco e aiutano le amministrazioni di questi tre paesi a fare quello di cui sentirete ora, che noi abbiamo fatto qui in autonomia tra Iskra, Dipartimento Protezione Civile e Ministero dell'Ambiente. Bene, quindi la sperimentazione di Retos in questo momento contempla lo svolgimento di seminari nazionali in tutti i paesi. Le due attività di cui ci stiamo riferendo le potete leggere qua: una è il self-assessment, che è quello che vi presenterò, e l'altra è quella che facciamo insieme oggi. In pratica, sentire da chi ha questo tipo di visione e di capacità, anche istituzionale, se pensa che quello che è emerso dalla sperimentazione di questo strumento, dei quali vi parlerà adesso nel dettaglio Paola Renzi e Valerio Sammarini, se i suggerimenti che ci offre vanno colti e nel caso quando e come. E con questa quindi penso di poter tranquillamente passare la parola appunto ai due colleghi, Sammarini e Paola Renzi. Grazie per l'attenzione. Poi continuerò dopo di loro. Mi avete sentito, spero, sì. Sì, forte e chiaro, grazie per l'esaustiva presentazione. Si è vista la presentazione oppure era una cosa confusa e impossibile? Sì, no, si è vista, tranne le ultime due slide, là dove ha fatto vedere i loghi dei vari partner, non si sono visti, però ce l'ha citati, quindi abbiamo preso nota benissimo, grazie. Grazie a voi, grazie. Valerio e Paola, a voi. Mi sentite? Okay. Sì. Allora, inizio. Vedete anche? Un po' meno. Si vede? Sì, ora meglio. Ok. Allora, inizio e prendo la parola anche a nome del mio collega Valerio Sammarini. Abbiamo concertato la presentazione, ma per ragioni anche tecniche uno dei due la presenterà. Allora, nello specifico ci siamo occupati di seguire questa attività del progetto PuesmoPoco, che è il sistema di valutazione RETOS, e con questa presentazione cercherò di fornire i concetti che stanno alla base appunto di questo strumento di valutazione per comprenderne il funzionamento e lo scopo, e perché questo strumento è stato impiegato per raggiungere uno degli obiettivi del progetto. Allora, dove è iniziato il tutto? Il tutto è iniziato lo scorso aprile nella sede del Rempec a La Valletta, dove si è avuto un incontro con i partner del progetto, con i rappresentanti quindi di tutte le autorità nazionali responsabili dei piani di pronto intervento e dei programmi di preparazione alla risposta, dei paesi appunto che stanno collaborando al progetto, che ripeto sono essere Italia, Francia, Spagna e Malta, più i paesi del Mediterraneo occidentale,
digitale come Algeria, Marocco e Tunisia. Questo seminario è stato condotto da Mr. Elliot Taylor, che presiedeva la sessione dei lavori e appunto era lì per spiegarci gli impieghi e i vantaggi e per prendere un po' di dimestichezza con questo strumento che poi ci siamo trovati a dover ripresentare e attuare ai nostri colleghi negli incontri che abbiamo tenuto. Che cos'è lo strumento del RETOS? Allora, prima di tutto cosa significa RETOS? Readiness Evaluation Tool for Oil Spill, cioè è uno strumento, un tool, per la valutazione della prontezza in caso di oil spill, cioè di sversamenti. Quindi valuta quanto è stato predisposto in termini di piani, di norme, di tutte le attività deputate nei diversi paesi per fronteggiare gli inquinamenti accidentali da idrocarburi e ha lo scopo appunto di evidenziare eventuali ambiti di miglioramento. Allora, come nasce, cosa sottende alla base di questo strumento? Allora, nel 2008, durante l'Oil International Oil Spill Conference, sono state redatte delle linee guida contenenti le migliori pratiche internazionali in temi di risposta agli oil spill, indicate da diverse organizzazioni, sia a carattere regionale che internazionale, quali ARPEL, API, IMO e IPCA. E cosa, diciamo, è successo? Che visto visto il successo riscosso da queste linee guida, si è pensato di fornire uno strumento un po' più agile per dare degli strumenti un po' più, appunto, più, diciamo, friendly, in maniera come viene detto in inglese, un po' più intuitiva a tutte le realtà coinvolte nei sistemi di risposta per poter valutare appunto l'adeguatezza dei loro sistemi. E cosa è stato fatto? Sono state a questo scopo, lo IOSC ha promosso la pubblicazione del foglio di lavoro Excel, perché il RETOS, questo strumento, infatti è costituito da una matrice di lavoro utilizzabile come una checklist e adattabile al contesto di indagine e di livello e dell'obiettivo che si vuole valutare. Insieme a questo foglio di lavoro Excel viene fornito un manuale redatto da ARPEL, che fornisce appunto tutti gli elementi necessari alla valutazione delle capacità e prontezza di risposta in seguito agli oil spill. Vengono all'interno spiegati i termini che vengono utilizzati, l'approccio metodologico e tutti i principi per appunto portare un programma di eventuale miglioramento. Allora, qual è lo scopo del sistema RETOS? È appunto quello di sviluppare, è stato sviluppato per aiutare le amministrazioni e l'industria nella valutazione del livello delle loro capacità di risposta in caso appunto di sversamenti accidentali. E cosa serve? Serve a riconoscere e a gestire eventuali carenze e quindi per poterle migliorare. E visto che i criteri utilizzati e che sottendono la base di questo sistema, di questo strumento, si riferiscono alle migliori pratiche internazionali, si ritiene che questo strumento possa essere un valido metodo per valutare le attività di risposta anche nel Mediterraneo occidentale. È proprio per questo motivo che è stato usato questo strumento a carattere sperimentale all'interno di questo progetto. Allora, ci teniamo insomma abbastanza a sottolineare il carattere sperimentale di questa attività, alla quale ha partecipato un gruppo di esperti indicate dalle amministrazioni nazionali responsabili dell'attuazione della pianificazione e gli interventi. Si sono tenuti due incontri nella sede del Ministero dell'Ambiente. Un primo incontro che ha visto l'illustrazione degli obiettivi generali del progetto Westmopoco e insieme, nello specifico, invece l'illustrazione di quello che è invece lo strumento del RETOS, quindi la matrice Excel, la letteratura adesso collegata, sono stati illustrati il contenuto, l'uso e i vantaggi che questo strumento potrebbe portare. Nel secondo
incontro a distanza di un mese dopo aver fornito ai nostri colleghi tutti gli elementi da poter studiare e approfondire, invece sono state formulate le risposte alle questioni poste dal reto circa i piani di pronto intervento e i sistemi di risposta. Allora, perché siamo partiti dai piani di pronto intervento? Perché appunto uno degli obiettivi del progetto è la valutazione degli stessi piani e quindi abbiamo coinvolto le amministrazioni e le istituzioni responsabili dell'attuazione di detti piani. Nello specifico le amministrazioni e istituzioni coinvolte sono il Dipartimento appunto della Protezione Civile, al quale fa capo il piano di pronto intervento nazionale, e il Ministero dell'Ambiente, al quale fa capo il piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere. Adesso un attimo di didattica che purtroppo serve per capire com'è strutturato e come funziona questo strumento. Allora, le definizioni fondamentali sono queste. Allora, lo strumento del RETOS, che abbiamo detto essere una matrice di lavoro Excel, è costituita da degli scopi che sono delle macro aree obiettivo della nostra valutazione, quindi servono a valutare appunto i sistemi di risposta dal punto di vista o delle industrie o del governo, o alcune schede prendono in considerazione entrambi i punti di vista. In totale sono 6 schede. Ogni scheda è costituita all'interno delle categorie, che sono 10 in totale, e sono gli ambiti tenuti in considerazione per valutare appunto la bontà dei piani e dei sistemi di risposta. Ovviamente a queste categorie poi corrispondono dei criteri che sono degli elementi base, cuore della matrice Excel dello strumento RETOS, e che sono specifici per ciascun scopo o ambito di valutazione. Infine, a questi criteri corrispondono degli indicatori, cioè dei livelli delle opzioni di risposta, cioè questi criteri all'interno dei nostri sistemi, all'interno dei piani, sono mancanti e quindi verrà dato un certo tipo di punteggio, un certo tipo di attribuzioni. Questi criteri sono parzialmente soddisfatti all'interno dei miei piani oppure sono completamente soddisfatti. E infine i livelli di valutazione, che sono dei criteri selettivi crescenti che vanno da A fino a C e indicano un grado di capacità di risposta crescente e corrispondono a dei criteri ovviamente sempre più stringenti. Per quanto riguarda l'esercizio di autovalutazione che abbiamo messo in campo insieme ai nostri colleghi, abbiamo preso ovviamente, come dicevamo, l'ambito di competenza da valutare, che era quello nazionale e multinazionale, che corrisponde alla scheda Microsoft Excel del RETOS numero 4. E ovviamente siamo partiti dal livello di valutazione basico A. Queste scelte sono state delle scelte comuni, obbligate, indicate per tutti i partecipanti al progetto. Allora, questa è la schermata iniziale della scheda Excel di valutazione e vengono indicati ovviamente il paese che viene valutato, il livello, come dicevamo, basico A, e vengono indicati i nomi di chi conduce la valutazione. Poi si spinge il tasto Start Evaluation e viene visualizzata questa foglio di lavoro, che è ovviamente un foglio di lavoro molto strutturato che contiene tutti gli elementi che vi ho precedentemente indicato. Vengono indicati gli scopi, le categorie, i criteri critici, gli indicatori e delle raccomandazioni. Allora, come vi dicevo, siamo partiti abbiamo preso in considerazione la scheda numero 4, quella che prevede la valutazione dei piani nazionali, partendo da un livello di valutazione A. Questi sono i criteri, che sono 10, questa è solo una parte di tutto il foglio di lavoro ovviamente, che sono tutti gli ambiti che devono essere presi in considerazione per poter appunto valutare la bontà di un sistema di risposta. Questi sono i vari criteri e quelli che trovate in questo caso evidenziati in giallo sono i cosiddetti criteri critici, che sono dei requisiti essenziali da tenere in considerazione
per ritenere i nostri sistemi di risposta completamente, soddisfatti ed efficaci. Questo è l'indicatore che si dà a questi criteri. Come dicevamo, il criterio è soddisfatto e quindi viene dato un pallino pieno, il criterio parzialmente soddisfatto viene dato un pallino parziale, il criterio è mancante, non viene soddisfatto, il pallino rimane vuoto. Infine ci sono le raccomandazioni e i commenti che vengono fatti per appunto dare dei suggerimenti per quello che sarà poi successivamente l'improvement program, cioè il nostro programma e prodotto di miglioramento per i nostri sistemi di risposta in caso di OSPIL. Come dicevo, qui sarò veloce, le 10 categorie che si sottendono a quelle che siano interessate dai piani di risposta, gli argomenti sono svariati perché passiamo appunto dalle leggi, dalle norme, dagli accordi, da attività di coordinamento alla risposta, si tengono in considerazione temi come la salute, la prevenzione, la sicurezza, devono essere tenuti in considerazione aspetti logistici, ma anche aspetti per esempio di comunicazione, ovviamente gli aspetti amministrativi e finanziari e gli aspetti di formazione ed esercitazione. Allora, per quanto riguarda quella nello specifico che è stata la nostra tavola di lavoro, e quindi i risultati che sono stati conseguiti insieme ai nostri colleghi, abbiamo avuto due risultati. Uno che è un risultato di tipo quantitativo, che viene espresso appunto con un punteggio ed espresso anche tramite un diagramma radar, che mi dà un'analisi complessiva delle prestazioni del nostro sistema analizzato, e quella che viene definita Global Performance Analysis. Successivamente, quello che poi discuteremo in questa tavola rotonda, invece è quello che è il risultato di tipo qualitativo, cioè un risultato per mettere in evidenza quelli che sono i criteri parziali mancanti e che possono essere soggetto del nostro argomento di miglioramento e di implementazione, quello che verrà definito come il Global Improvement Program. Questa è l'immagine del diagramma a radar che è scaturito dal nostro processo di autovalutazione. Come possiamo vedere, nella prima immagine risultano degli ambiti nei quali possiamo essere migliorabili, e questi sono i risultati ottenuti in termini numerici. Il punteggio orientativo è dell'86%, nessun criterio critico disatteso. Come dicevamo, i criteri critici sono dei requisiti essenziali, per cui questo attesta la bontà dei nostri sistemi. 52 su 68 criteri completamente soddisfatti, 13 su 68 criteri potenzialmente migliorabili e 3 su 68 criteri invece disattesi. Allora, l'obiettivo di questa specifica attività è stato quello appunto di relazionare la commissione sui risultati ottenuti con questa sperimentazione, e questi risultati sono stati raccolti in un documento che abbiamo formulato, e qui trovate la copertina del documento che abbiamo steso, redatto e che abbiamo condiviso anche con i nostri colleghi. Lo step successivo sarà quello quindi di discutere gli esiti di questa sperimentazione, con lo scopo appunto di accogliere eventuali proposte negli ambiti ritenuti potenzialmente migliorabili. Per cui a questo punto passo di nuovo la parola al dottor Amato, ringrazio tutti i colleghi che hanno partecipato a questa attività sperimentale, con i quali ci siamo confrontati in maniera proficua e molto piacevole, e sottolineo, come ha già detto il dottor Amato, il motivo di particolare prestigio dell'essere stati delegati dal Ministero per rappresentarlo in questo consesso internazionale. Grazie. Grazie Paola, grazie Valerio. Prima di continuare, vi devo prima di tutto segnalare che ho fatto gaff tipicamente, perché io sono qua con il nostro dirigente avvocato Diana Ponte, che mi avrebbe anche salutato se non avessi tagliato corto io e superato ogni evenienza riassumendo i saluti del presidente. Quelli di Diana Ponte invece non ve li riassumo, era fatto comparire tra poco. Se non avete questioni al momento, io posso andare avanti. Se avete questioni, dovete semplicemente premere quel pulsante con la manina verde e cerchiamo di darvi delle risposte. Non vedo
segnali in questo senso, quindi immagino di poter andare avanti ed è quanto mi accingo a fare con la presentazione. Un attimo di direttore, poi quando può qualche commento lo faremo, però magari aspettiamo la fine, che dice? D'accordo, penso anch'io, sì, assolutamente d'accordo. Va bene. Sì. Voi in questo momento la vedete la presentazione, sì? Negativo. Sì, ora sì. Ok, perfetto. Benissimo. Allora, qua dico semplicemente una cosa importante. Le persone che hanno lavorato a questo esercizio hanno trovato in generale interessante lo strumento. Uno strumento che ha delle potenzialità senz'altro, però diciamo non esattamente adatto alla realtà italiana e non so per quello che riguarda gli altri paesi. Però penso che sia stato un esercizio utile perché ci permette, per esempio, adesso di fare alcune riflessioni. I margini di miglioramento che abbiamo trovato, perché parliamo solo di quello per economia di tempo, nel senso laddove nel compilare questo esercizio abbiamo trovato che alcune delle risposte che abbiamo potuto dare non erano di accoglimento al 100%, erano parziali o addirittura negative, quelle sono le questioni di cui adesso andiamo a discutere, raggruppate in queste tre categorie, riguardavano la pianificazione, la formazione e l'affidabilità e i margini di miglioramento. Quindi questo è un esempio, anzi questo è il foglio Excel risultato, quello che adesso dovremo compilare, in cui vedete c'è una colonna, e questo è un metodo standard, quindi nei Caraibi l'hanno vista così, che c'è una persona responsabile per queste attività, ci sono delle risorse da mettere a disposizione e c'è persino un cadenzario di quando queste cose vengono messe in atto, e poi l'ultima colonna illustra quali sono i riferimenti in quelle linee guida dello IOSH che Paola Renzi prima vi ha esplicato. Per nostra comune comodità, quello che vedete in questi fogli Excel l'abbiamo tradotto nel foglio Word che invece vi abbiamo mandato. E qui io passerò al sommario di questi punti e mi fermerò per ognuna di queste pagine così che da poter eventualmente ascoltare i vostri commenti o qualunque altra cosa abbiate intenzione di poter dire. Per quello che riguarda i piani nazionali, il RETOS ci chiedeva di dire che alcuni elementi sono assolutamente essenziali secondo il metodo RETOS. Per esempio, ritengono che la definizione nell'ambito del piano nazionale, noi abbiamo dei piani, ma loro fanno riferimento a un piano, siano contenute indicazioni su come si fa un monitoraggio dopo uno spill, se e come è articolata la nostra policy rispetto al bruciare tutto direttamente sul posto e come usiamo questa metodologia di analizzare i vantaggi per l'ambiente di fare delle cose piuttosto che delle altre e così via. Allora, noi abbiamo risposto che tutti questi argomenti in Italia sono considerati altrove, non nel piano. In sostanza non riteniamo neanche che i piani siano la sede opportuna per menzionare le nostre policy rispetto a queste strategie di intervento. E questo è una cosa molto diversa dagli altri paesi, perché capite dalla domanda che ci pongono che il resto del mondo, perlomeno preparato questo documento, trova che nei piani ci debba essere chiaramente indicato che facciamo in caso si decida di bruciare tutto in mare. Questa era la prima, potete leggere il commento che abbiamo fatto, diciamo, noi, gruppo Ministero dell'Ambiente, ISPRA, Dipartimento Professionale, esaminato e ha trovato che queste erano questioni, diciamo, critiche, e le altre due le abbiamo raggruppate perché la risposta è una sola. Il piano è stato rivisto o revisionato nell'ultimo anno e noi diciamo che non abbiamo questo tipo di cadenzario formalmente schedulato, e inoltre che i contatti indicati nel piano, cioè dire indirizzi, recapiti, nominativi di istituzioni e quant'altro, vengono sostanzialmente modificati quando intervengono dei cambiamenti significativi, e
quando non necessita semplicemente una notizia su altra pagina web, come succede per esempio per quello che riguarda il piano del MAPMA, l'articolo 16, o comunque come per quanto riguarda il piano del Dipartimento, non vengono specificate questo tipo di date. E siamo anche convinti, noi che abbiamo che è ragionevole che non lo sia. Adesso quindi vi sospendo la presentazione e vi lascio la parola se avete appunto qualcosa da dire, e poi continuo con le altre due slide che ci portano alla conclusione di questa presentazione. C'è qualcuno che interviene? Poi, dottore, per quanto riguarda il Dipartimento di Protezione Civile, le confermo l'orientamento espresso dai colleghi del gruppo di lavoro, quindi queste risposte ci soddisfano. Peraltro i nostri piani guardano alla governance, al coordinamento di un intervento interagenzie che è molto peculiare anche del sistema italiano, che vede sempre coinvolti tutti gli attori. Dopodiché l'intervento tecnico specifico di bruciare o contenere poi viene deciso dal soggetto tecnico, non fa parte del piano. Poi, riguardo alla durata e al ragionamento, per noi i piani sono comunque dei documenti sempre vivi, i piani di protezione civile, i piani di emergenza, quindi non ci sono delle cadenze specifiche. Laddove si ritiene opportuno, come avete scritto, una modifica sostanziale da riportare, la si riporta a beneficio di tutti, altrimenti rimane valido sempre quello che si è scritto all'inizio. Grazie. Io ringrazio lei benissimo, ed è in effetti quello che avevamo, come dire, pensato. Non ci sono altri interventi, quindi posso andare avanti? Sì. Eccoci qua. Scusate la macchinosità della cosa, questo è. Vedete? Sì. Arriva. Ok. Allora, qua c'è l'altro gruppo di questioni che abbiamo, trovato, come dire, degne di attenzione e di, appunto, sentire come la pensate. Per quello che riguarda la pianificazione dei piani di emergenza, il RETOS ci chiede: i piani nazionali decidono che i livelli di risposta sono basati, scusate, non decidono, il verbo non è corretto, i piani nazionali indicano livelli di risposta che sono basati su un'analisi del rischio. Noi abbiamo considerato che per spirito risk analysis si intendano metodologie molto precise, in uso, senz'altro, e che praticamente si affidano a una valutazione per capire qual è il livello di rischio e quindi disporre di risorse tali da poter affrontare questo rischio nel caso si trasformi in un fatto contingente. Abbiamo valutato il fatto che nei sistemi nazionali non abbiamo usato una metodologia di rischio specifica, o perlomeno non sempre. Per esempio, nel caso dell'offshore, sì. Nel caso delle operazioni per la sicurezza in mare, l'offshore, di cui mi onoro di fare parte, lì c'è un'analisi di rischio molto dettagliata in una certa maniera. Ma, per esempio, la disposizione dei mezzi antinquinamento lungo le coste italiane è ovvio che risponde a un criterio logico e condivisibile di evidenza, di distribuzione territoriale, di rilevanza dei traffici in un posto piuttosto che in un altro, per quanto non basato su una inferenza statistica. Per questo abbiamo chiamato di tipo empirico, e potete vedere la risposta che abbiamo dato, intendendo con questo anche dire in un qualche modo che non abbiamo intenzione di modificare il nostro approccio. Vi dico questo perché poi alla fine è quello che dobbiamo riportare, e se siete d'accordo sia il Dipartimento che il Ministero. L'altra questione è se, per quello che riguarda la definizione di aree sensibili o di specie sotto minaccia, in pericolo e così via, se sono specificate nei piani sia la lista delle specie che i criteri con i quali sono sensibili o non sensibili. Anche in questo caso, come vedete, è un'attitudine non molto europea questa di pensare di mettere in un piano
anche questo tipo di cose. Noi abbiamo strumenti normativi abbondantissimi che descrivono, definiscono criteri e quant'altro, ma non sono nei piani, perché la relazione tra queste cose non è così diretta. Il terzo punto ci proponeva l'evidenza del fatto che le tipologie di risposta che siamo in grado di mettere in atto sono chiaramente indicate in funzione del tipo di inquinamento. Insomma, per farla breve, se abbiamo un versamento di olio combustibile, tutti sappiamo che dobbiamo usare degli skimmer di un certo tipo, diversi da quelli che se abbiamo uno sversamento, dico per dire, di cherosene. Allora, per noi, come diceva prima il dirigente del Dipartimento Protezione Civile, questo tipo di dettaglio ovviamente è affidato ai professionisti che sono lì, che sono on scene command e che devono prendere queste decisioni sulla base delle realtà che si verificano in quel momento, in quello scenario contingenti. Mettere in un piano le elencazioni, tutto quello che potrebbe essere una risposta strategica, penso che sia, tutti noi abbiamo convenuto sul fatto che non è necessario e che comunque all'interno dei piani abbiamo una grande numerosità di riferimenti a linee guida nazionali e internazionali, quindi ancora una volta riteniamo che questo non sia perfettamente adattabile alla realtà nazionale, quindi non sia una nostra pecca italiana del fatto che qui abbiamo messo un punteggio non del 100%, ma è proprio il fatto, constatazione, che noi francamente non riteniamo che questo sarebbe proficuo. Ancora una volta, scusatemi per questo meccanismo, a chi mi sta generosamente ascoltando, per se ci sono interventi. Se no, passiamo, mancano poche diapositive, quindi ci avviamo alla conclusione. Bene, immagino quindi che a questo punto siate sufficientemente stremati e passo al gruppo successivo. Eccolo qua. Sempre nei piani di contingenza, Retos ci fa notare come, secondo i loro criteri, le esigenze in termini di personale e di equipaggiamento per mettere in campo strategie di risposta ben identificate sono indicate. Quindi ci si aspetta che nei nostri piani debba essere indicato che per rispondere a anne abbiamo bisogno di 4 persone su una barca, 3 per terra, insomma, ecco, diciamo, anche in questo caso noi diciamo che i nostri piani o comunque l'intero sistema non prevede questo tipo di dettaglio. E aggiungerei anche, perché noi riteniamo che sarebbe di grande utilità, siamo sempre sul discorso che facevamo prima. Questo è vero nel 99% delle circostanze, tranne il caso dei disperdenti, che sappiamo bene che invece l'utilizzo dei prodotti ad azione disperdente è regolamentato con specifiche norme e decreti, ed è un caso molto particolare, diciamo è l'unico caso di strategia di risposta, se vogliamo definire strategia, nel quale abbiamo un regolamento chiaramente individuato su quando si può, quando non si può e come si fa. Poi gli altri due di nuovo raggruppati, di nuovo tiriamo fuori questa cosa dell'in-situ burning. Voglio spiegare che da noi in Italia, da quando lavoro io, e sono alcuni anni, è una cosa che abbiamo sempre ritenuto essere assolutamente un tabù, soprattutto perché noi nel 91 abbiamo visto bruciare 50.000 tonnellate di grezzo iraniano che sono ancora sui fondali del Mar Ligure, per quanto che non sono riuscito a trovare, diciamo, le avevo anche trovate le risorse, ma non siamo riusciti a fare niente, stanno là dal 91, ed è l'esempio di quello che succede quando tu bruci il petrolio. Non è che tutto trasferisci in atmosfera come inquinamento, ma gran parte diventa un residuo che affonda, occhio non vede, cuore non duole, quindi sugli laddove questa chiazza si potrebbe disperdere su ettari ed ettari di fondale, potremmo al limite ragionare in certe circostanze, ma in tutti gli altri casi sicuramente no. Noi speriamo sul fondo una cosa cancerogena, mutagena e teratogena, e non mi sembra proprio il caso. Per questo, mentre gli americani in sì, anche nel Golfo del Messico, hanno usato disperdenti in quantità industriali, ovviamente, e anche hanno dato fuoco quando hanno potuto.
Noi riteniamo che non vi siano proprio le condizioni nelle acque di interesse nazionale per applicare mai una tecnica del genere, figurati se la andiamo a definire nei nostri piani nazionali. L'ultima cosa è la protezione e le politiche di pulizia sono indicate nei piani nazionali e no, diciamo, non vanno in questi dettagli perché non riteniamo che sia necessario e abbiamo altre norme che regolano le attività funzionali di questo o di quell'organismo in questo scenario. Scusate, voglio vedere la successiva, così facciamo un'unica cosa, non mi interrompo queste due. Sì, perché queste sono, credo, gli ultimi punti, quindi vi prego solo di prendere nota eventualmente. Per quello che è la risposta operativa, qua si fa riferimento alla salvaguardia della fauna selvatica. In Nord Europa in particolare, ogni volta che un litro di qualche idrocarburo finisce in mare, muoiono 2.000 uccelli marini. In Italia, nelle acque del Mediterraneo, ci sono dei casi molto particolari in cui abbiamo un'avifauna così cospicua e anche preziosa. Penso ai fenicotteri negli stagni di Cagliari, per esempio, ma è abbastanza raro. Ciò non di meno c'è una sensibilità planetaria nel considerare la fauna selvatica e i spill, e non mi riferisco soltanto al famoso cormorano imbrattato di iodio. Abbiamo lavorato su questo come ISPRA e anche con la Protezione Civile e con il Ministero dell'Ambiente per tanti anni, insieme all'organizzazione non governativa Sea Alarm, e solo che noi non abbiamo nei piani nazionali indicato un sistema unico, univoco, di chi interviene, come si interviene in queste circostanze. Altri paesi, pochi, invece l'hanno fatto. Per cui, sia per quello che riguarda, diciamo, policy relativamente a cosa fare con la salvaguardia della fauna eventualmente colpita, e gli ultimi due che riguardano la parte esercitativa e di formazione del personale, su questo vi invitiamo per favore a darci qualche indicazione, perché ecco, quasi personalmente ritengo che siano i punti più interessanti sui quali probabilmente potremmo dire qualcosa di proficuo ai fini della risposta che dobbiamo dare a questa sperimentazione ed eventualmente anche ai fini di un miglioramento dei nostri sistemi. E le due notizie, insomma, le due note le potete vedere qui, quindi credo che prima di passare alla conclusione con poche altre slide, vi passo la parola e se avete qualcosa da aggiungere vi ascolto con grande interesse. Silvia, fammi un cenno se siamo tutti vivi. Silvia, ci sei? Sì, ci siamo, tutto a posto. Ok, benissimo. Bene. C'è solo un ritardo abbastanza importante su YouTube, ma ci siamo tutti online, tutti presenti. Posso, direttore Amato, posso dal Dipartimento di Protezione Civile? Assolutamente. Allora, intanto vorrei veramente ringraziarvi perché la presentazione, le presentazioni sono state molto esaustive, ma al di là di questo, che chiaramente è la punta di un iceberg, c'è proprio tutto un lavoro dietro che emerge, e vi ringrazio, e anche a nome dei colleghi che hanno partecipato all'attività, vi ringrazio per aver mostrato la sensibilità anche nelle modifiche che avete apportato rispetto magari ad un approccio iniziale che poi dal confronto è stato anche rivisto. Per noi è stato veramente importante perché comunque abbiamo tutti ora la convinzione di rappresentare al meglio il sistema italiano. Rispetto al questionario, diciamo, partendo dall'ultimo, soltanto aggiungo a quanto detto prima che chiaramente è importante il tema della preparazione del personale. Come sapete, noi abbiamo comunque delle organizzazioni di volontariato, che soprattutto se parliamo dell'antinquinamento costiero, fanno un grande lavoro e nello specifico ci sono organizzazioni che sono molto molto specializzate. Pertanto, laddove dovesse emergere poi una
un percorso condiviso, anche formativo, esercitativo, addestrativo, noi siamo con voi, siamo al vostro fianco, anzi ci aiuterebbe molto anche a coinvolgere queste organizzazioni, quindi qualunque iniziativa ci vedrebbe d'accordo su questo passo. Sul progetto più in generale volevo fare una considerazione di carattere tutta nazionale e una considerazione, diciamo, internazionale, perché di prospettiva. Perché sulla parte nazionale mi fa piacere, ci fa piacere constatare che poi i nostri piani reggono. Anche su quanto emerge dal questionario viene fuori che sia il piano Dipartimento di Protezione Civile che quello che fa capo al Ministero dell'Ambiente regge nel confronto anche internazionale, perché in effetti poi noi riportiamo sempre questa azione di raccordo, di coordinamento, che per noi è molto importante ed è un po' la risorsa ed è il grosso potenziale che mette insieme l'Italia, le varie amministrazioni che in situazioni critiche si vedono in maniera sinergica lavorare fianco a fianco. Quindi questo anche nell'ultima esperienza del Covid, per quanto fosse molto lontano dal sistema di protezione civile, però il metodo è stato quello di mettere tutti sempre costantemente, direi quotidianamente, attorno a un tavolo per affrontare tutte quante le situazioni. Quindi rispecchia molto anche il nostro approccio di lavoro. Invece in termini di volontà internazionale e forse di prospettiva, sono stato molto attratto da quella che è la finalità del RETOS, cioè i GPI, cosiddetti Global Performance Analysis, ma anche i GIP, i Global Improvement, che mi fanno un po' riportano un po' alla memoria tutto il percorso che io molto spesso ho seguito anche personalmente di formazione del meccanismo europeo e di quelle che sono oggi le tendenze della Commissione europea, cioè la famosa, o meglio, insomma, per gli addetti ai lavori, c'è un percorso che è quello del gap analysis nei vari rischi. E su quel gap analysis sono coinvolte anche moltissime risorse. Considerate che il meccanismo europeo di protezione civile, che peraltro contiene anche il marine pollution, quindi siamo perfettamente nell'ambito meccanismo europeo, prevede delle risorse specifiche proprio nel colmare delle risultanze di quelle che sono appunto i gap analysis per i diversi rischi. Quindi questo lavoro mi fa venire in mente un lavoro che l'Italia potrebbe, di cui l'Italia potrebbe farsi parte promotrice e diligente in futuro, perché potrebbe portare anche un'importante relazione con i paesi della sponda del Mediterraneo, in termini proprio di relazioni, perché alcuni sono paesi che appartengono all'Unione, altri magari sono paesi beneficiari del meccanismo europeo. E quindi se noi da qui riuscissimo a trovare tutti insieme, chiaramente anche col Ministero dell'Ambiente, saluto il direttore italiano, non penso che ci sia, ma è difficile individuare le facce dalla videoconferenza, però lo saluto perché ci siamo incontrati diversi anni fa per parlare proprio di CECIS e di altre questioni, e quindi la cosa molto interessante potrebbe essere il seguito, cioè provare a proporre alla Commissione europea un progetto magari, ne so, a guida italiana, sarebbe molto bello, nel quale andiamo a chiedere le risorse per colmare questi gap analysis, portando avanti il modello italiano in termini di governance, di piani, di attività, di strumenti, come modello da proporre agli altri paesi che sono in questo momento meno avanti rispetto alle capacità della preparazione e alla capacità di risposta, benché, come mi ricordava il comandante Roberto D'Arrigo, tutti abbiano sottoscritto Barcellona, però le modalità e le capacità sono molto differenti, e siccome noi siamo uno dei paesi che da questo punto di vista può sicuramente fare scuola per le eccellenze che abbiamo ad ISPRA, il Ministero dell'Ambiente, eccetera, possiamo provare a proporci come all'interno di un consorzio che vede coinvolti tutti questi paesi. La Commissione europea potrebbe inserire delle risorse proprio in questo solco del gap analysis e farci noi parte dirigente. Su altri rischi lo abbiamo fatto, ricordo anche i progetti finanziati dagli IPA nel tutta sulla parte balcanica, o il PPRD che riguarda proprio i paesi della sponda nord, diciamo dei paesi del nord Africa, quindi sponda sud del Mediterraneo, e abbiamo già maturato delle esperienze in cui risorse della Commissione europea venivano poi indirizzate proprio secondo un progetto specifico per colmare dei gap e rafforzare la capacità di risposta e di preparazione dei paesi. Quindi vedrei un bellissimo spiraglio da questo punto di vista, con una guida italiana delle nostre amministrazioni che possono consorziarsi con altri paesi.
intanto ecco, vi ringrazio ancora, è stato molto interessante seguire queste presentazioni. Grazie direttore, grazie, gentilissimo, e tra l'altro mi ha servito su un piatto d'argento la prossima slide, e adesso ve la faccio vedere così poi abbiamo insomma il tempo di poter eventualmente aggiungere qualcosa e abbiamo concluso. Mi sembra che dal Ministero volessero intervenire, credo. Sì, abbiamo manine alzate, se c'è subito, non c'è problema. C'è? Sì, vai. Posso parlare? Sì, mi sentite? Sì, benissimo, Pino, certo. Intanto volevo approfittare dell'intervento che mi ha preceduto per così dire qualcosa anche noi come Ministero dell'Ambiente. Intanto nel salutare tutti e diciamo in questa così questo contesto in cui è utile e interessante sviluppare alcune riflessioni rispetto a questo tema. Voi sapete che naturalmente sul tema dell'antinquinamento non solo un tema che mi è caro personalmente, perché da tanti anni seguo questa materia e quindi diciamo sono un po' stato in questi anni il soggetto che di fatto al Ministero dell'Ambiente ha catalizzato questi temi qui, ma anche per riflessioni, incontri, scontri eccetera rispetto a queste tematiche. Sicuramente diciamo l'iniziativa, e noi l'avevamo a suo tempo accolto e chiesto vista diciamo di andare avanti su questo lavoro, perché comunque è un tema di forte interesse a prescindere, perché è importante capire, valutare e vedere quello che fanno anche gli altri. Confrontarsi con gli altri paesi, non bisogna mai evitare il confronto. Per cui è un momento importante, serve anche a capire dall'esterno come gli altri ci vedono e come diciamo quello che noi già facciamo oggi possa essere poi migliorato ulteriormente in un futuro. Tutto è migliorabile con gli strumenti, le risorse, eccetera, quindi non ben vengano queste riflessioni, per noi sono fondamentali. Ci sono alcune cose che è importante comunque così sottolineare anche in linea di premessa, una discussione generale o legata esclusivamente ai piani non dà conto in modo completo di quello che è il sistema nazionale italiano, questo non c'è dubbio. Noi abbiamo un sistema sicuramente all'avanguardia rispetto agli altri paesi europei. Anche i nostri vicini, la Francia, la Spagna e altri paesi a noi vicini, sempre nell'ambito del Mediterraneo, rispetto alle risorse che l'Italia impiega su questo settore, sono sicuramente un passo indietro, soprattutto in termini di tempestività e rapidità di risposta. Questo dobbiamo dirlo, questo non si evince dai piani, ma si evince dalla struttura che esiste. Noi abbiamo messo in piedi in questi ultimi anni, anche grazie all'utilizzo delle risorse delle royalty che vengono sono state date dal 2014 attraverso le attività degli operatori del settore, abbiamo implementato la sicurezza a mare rispetto agli impianti e alle piattaforme. Quindi con Enzia Amato che ci condividiamo lo stress nell'interno del comitato Officiale sulla sicurezza degli impianti, abbiamo fatto un'opera molto importante da quel punto di vista, e soprattutto abbiamo attivato anche ulteriori strumenti come gli strumenti satellitari, il controllo aeronavale satellitare contestuale, cioè una serie di iniziative che non ha uguali, ma non è per diciamo per quanto, ma è un fatto reale rispetto ad altri paesi. Grazie anche a questo diciamo lavoro molto capillare, anche il numero di incidenti, anche di attenzione sugli impianti offshore a mare è sicuramente migliorato, in quanto avere un occhio costante sugli impianti consente anche di controllare in modo puntuale i soggetti che operano, e quindi un deterrente diventa fondamentale. Quindi questo va detto, perché altrimenti non si dà una fotografia effettiva di quello che è lo sforzo diciamo dell'Italia in questo settore. E poi naturalmente ci sono condivido assolutamente una serie di
considerazioni rispetto a quello che i nostri piani, sia quello del 2010 protezione civile, sia quello del 2013 del Ministero dell'Ambiente, che sono piani di carattere generale dove vengono individuate soprattutto le funzioni, chi fa che cosa, ma che inevitabilmente non possono entrare all'interno di quelle che sono le discussioni. Noi abbiamo realizzato e lavorato con ISPRA, che ha predisposto i famosi quaderni che sono online disponibili, in cui vengono dettagliate tutte le attività che vengono fatte, e quindi è stato demandato ad altri strumenti quelle che sono la contestualizzazione di quelli che sono le tipologie di interventi. Un piano a livello nazionale è difficile trasformare in una specie di enciclopedia, quindi da questo punto di vista noi condividiamo quello che è il lavoro che è stato fatto al gruppo, e ringrazio tutti perché è un lavoro sicuramente interessante, e naturalmente questo va difeso a livello, poi diciamo a livello di progetto Esmo Poco, perché altrimenti rischia un po' di diminuire quello che è il contesto. Io faccio un esempio banale, abbiamo fatto degli aggiornamenti importanti anche se poi non sono finiti sul piano. Per esempio nel 2017 abbiamo rivisto completamente le strutture e quelle che sono le strutture antinquinamento che riguardano le piattaforme petrolifere. Abbiamo privilegiato l'utilizzo rispetto ai prodotti disperdenti dei prodotti di raccolta meccanica o prodotti assorbenti inerti a mare. Abbiamo fatto una visitazione completa di quelle modalità di intervento che risalivano addirittura al 1978, prima della nascita del Ministero dell'Ambiente e prima della legge sulla difesa del mare. E sono stati fatti dei passi avanti enormi rispetto a quelli che sono, diciamo, i disperdenti che possono essere utilizzati, che ormai siamo passati a quelli di terza generazione, che sono molto molto meno impattanti, ma abbiamo anche qui un approccio fortemente cooperativo, quindi l'autorizzazione di fatto, a meno di un miracolo, non viene mai rilasciata da me. Io in questi 10 anni non ne ho mai rilasciata una a intervenire con disperdenti del Mediterraneo. Perché? Perché l'approccio è molto diverso rispetto ad altri paesi. Noi privilegiamo sistemi meccanici, le condizioni climatiche normalmente ce lo consentono. I paesi del nord utilizzano prevalentemente, quasi sempre, l'utilizzo degli disperdenti perché non riescono a operare condizioni di mare sempre molto avverse. Quindi questi sono modalità e sistemi diversi, ma non vuol dire che noi, diciamo, abbiamo una sensibilità minore, eccetera, ma ogni contesto è diverso, ogni situazione va valutata di volta in volta. Quindi da questo punto di vista sicuramente è importante essere messi. Poi è chiaro che gli aggiornamenti sono necessari, le riflessioni sono necessarie, e anche ci aspettiamo anche così dai risultati di questa attività, da quello che ho visto poi sul report finale, c'è anche qualche slide più avanti. Naturalmente il tema della formazione, ma anche delle esercitazioni è fondamentale, ma forse lì non risultano molto, ma insomma questo anche c'è il comandante Peschiulli del RAM, ce lo può dire, a livello anche di autorità marittima, a livello locale, sono capillari le esercitazioni che vengono effettuate costantemente durante tutto l'anno. Noi siamo chiamati in causa perché ci chiedono spesso e volentieri la partecipazione dei mezzi della struttura antinquinamento, per cui una serie di attività di carattere soprattutto, diciamo, esercitazioni anche a volte formative vengono fatte. Certo, si può fare di più sicuramente, nei piani queste cose non vengono inserite, però diciamo noi qui abbiamo una situazione un po' particolare, forse è l'inverso rispetto a quello che succede nel momento in Italia. L'Italia è un paese che ha una normativa assolutamente capillare in alcuni settori, immaginiamo l'abusivismo edilizio, dove noi abbiamo la legislazione più capillare del mondo e dove abbiamo anche però il numero maggiore di abusi edilizi del mondo, nel senso che poi non viene rispettato. Ecco, in questo caso abbiamo una situazione diversa. Noi i piani nazionali raffigurano un assetto, diciamo, generale, e poi una gran parte delle cose sono invece inserite in altri contesti, per cui è necessario poi andarle a contestualizzare, a ritrovare, eccetera. Naturalmente noi siamo ben felici di cooperare con gli altri paesi, spesso e volentieri abbiamo il problema opposto, nel senso che si trova l'Italia ad avere strutture messe a disposizione, strutture importanti, rispetto ad altri paesi i quali non hanno la stessa
diciamo, capacità o non hanno investito risorse importanti come ha fatto l'Italia negli ultimi 30 anni. Forse noi, diciamo, anche le situazioni tipo quello che è successo con l'Aven ci hanno fatto anche un po' riflettere e quindi hanno consentito di investire rispetto a questi temi. Mi fermo qui per adesso, grazie. Ho detto anche troppo. Deve intervenire il direttore, credo. Sì, grazie. Scusate se faccio questo intervento, dovevo aspettare fino alla fine, ma ho un'altra riunione in contemporanea e poiché, insomma, ho ascoltato in maniera attenta, per quanto materia molto specialistica, le presentazioni e ovviamente faccio i complimenti a chi ci ha lavorato, perché il tema è complesso, la progettualità è complessa, ma dalle parole che sento e che ho sentito anche da Pino Italiano, mi viene da dire che la strada che intrapresa sia quella giusta. Io mi permetto di sottolineare, parlando di Ispra e ragionando un po' a livello generale, un paio di cose. Una, l'importanza, e questo l'ha sottolineato anche Italiano, di lavorare molto sul campo, cioè quindi l'importanza delle esercitazioni e l'importanza molto anche della formazione. Se penso al nostro sistema, per esempio al sistema delle agenzie regionali, ne parlavamo anche in mattinata, c'è la necessità di avere delle persone che siano preparate a un certo tipo di evenienza, perché questo tipo di interventi non è un tipo di interventi routinari, ce ne sono alcuni che anche in fase d'emergenza hanno una loro routinarietà, una loro semplicità nella complessità. Qui la complessità c'è tutta e i meccanismi e le conoscenze da mettere in campo sono tante, sono varie, per cui è indispensabile questa attività di formativa. E per questo dico la cosa, e qui mi rivolgo soprattutto al Ministero, ma penso anche ai colleghi della Protezione Civile, è nel dare una continuità a questa attività, cioè evitare che ci siano degli up and down, cioè dei picchi magari dove c'è molto interesse o perché c'è un progetto importante o perché c'è un confronto importante o perché a volte si avvale di un incidente importante e poi magari una situazione dove non si tiene vivo, diciamo, l'argomento e l'attualità, perché magari, che ne so, tutti quanti sperano che certe situazioni non si verifichino mai, ma come al solito poi quando si verifichino è il caso, bisogna intervenire al massimo delle proprie possibilità. E quindi, poiché il mare con l'Italia, voglio dire, non è un fattore secondario, è fondamentale, a mio parere, che questa situazione di attenzione a livello preventivo sia mantenuto molto molto elevata. Io è un tema che con i colleghi di Ispra, soprattutto con il gruppo di Ezio, abbiamo affrontato tante volte, così come abbiamo chiesto anche al Ministero, poi ci stiamo confrontando e spero avremo occasione poi di confrontarci. Ecco, io l'auspicio che faccio è nel sottolineare la necessità e l'importanza di lavorare con gli altri paesi, il tema numero uno, nel capire che cosa si può applicare al Mediterraneo rispetto agli altri, perché mi è sembrato di comprendere che non tutte le metodologie e gli approcci possono, ovviamente i mari sono diversi, i mari e gli oceani, il Mediterraneo e l'oceano sono situazioni completamente differenti, però ecco, è necessario mantenere una continuità di lavoro per fare in modo, insomma, che questa situazione non sia non diventi importante solo nel momento dell'evento, non so come dire. Questo vale per tanti approcci di carattere emergenziale, ma tanto più in una situazione come quella del mare. Queste solo queste poche considerazioni, poi ovviamente Ispra considera questo pezzo di attività un'attività importante e quindi ha tutta intenzione di mantenerla e eventualmente di svilupparla, ovviamente in collaborazione con gli altri enti che allo stesso modo hanno delle professionalità molto elevate per quanto riguarda la matrice marina, insomma, quindi piena disponibilità alla collaborazione. Con questo vi devo veramente salutare, vi ringrazio di nuovo, ringrazio soprattutto i colleghi dell'ISPRA, ma non solo, per il lavoro fatto e per l'attività che svolgeranno.
Direttore, buon pomeriggio. Capiamo benissimo gli impegni, purtroppo si affastellano, soprattutto quando si passa molto tempo poi in videoconferenze come questa. La giornata è fatta di 24 ore, insomma, con questo strumento di solito ci si passano molte ore. E ringrazio molto gli interventi che hanno preceduto quello del direttore Bratti, perché ci danno veramente una bella prospettiva per il futuro. Sono stato estremamente contento di aver sentito che ci abbiamo le possibilità di collaborare, di continuare a fare quello che abbiamo fatto per tanti anni e di sviluppare qualcosa. E sono convinto anch'io, in questo senso l'Italia è un faro d'Europa, ce la battiamo con la Francia solo perché loro sono cugini e sono un po' gelosi, però in realtà la questione è proprio questa. E mi porto rapidamente alla conclusione. Scusa Ignazio, non so se volesse intervenire, dal Ramos in questo momento o forse più tardi, sentiamo un secondo. Sì, no, posso intervenire adesso anche semplicemente, innanzitutto per complimentarmi con Ispra per questo autentico stress test a cui avete sottoposto il piano nazionale. E, d'altronde conosco bene anche la cornice del Rempec, vista le varie missioni che ho fatto al Malta, e so bene come il core business sia proprio la capacity building e come l'Italia sia un punto di riferimento fondamentale per questa organizzazione. Se mai ce ne fosse bisogno, vorrei anche confermare e corroborare quello che ha detto il dottor Italiano sulla attenzione che la Guardia Costiera pone all'aspetto, diciamo, delle esercitazioni e della preparazione del personale. E d'altronde il piano ovviamente non è un dogma che non può essere modificato, anzi ben vengano tutti gli aggiornamenti e le aggiunte necessarie. Ricordiamoci che però non è calato così dall'alto, ma deve essere collegato sia alle articolazioni periferiche, quindi ai piani locali che sono parte integrante del piano nazionale che tutti i compartimenti marittimi hanno e in cui si possono trovare delle aggiunte rispetto all'analisi appena fatta, sia in termini di risorse disponibili a livello locale che dei link con i piani delle istituzioni preposte alla difesa della costa segnalamente. E inoltre dall'altra parte c'è anche la base legale del piano che è rappresentata da una legge che è quasi vecchia come me, visto che c'ha ormai 38 anni e che magari potrebbe essere rifinita per strutturarla meglio in quanto appunto base legale del piano nazionale. Semplicemente questo, grazie. Grazie, grazie. E quindi mi avvio alla conclusione con questa slide, che è l'ultima degli argomenti che abbiamo toccato, in cui in sostanza si ribadisce il concetto che dobbiamo assolutamente, probabilmente, migliorare e incrementare le occasioni di esercitazione, ma alla luce di questo momento sicuramente anche le occasioni di confrontarsi sulla possibilità di sviluppare temi, idee e progettualità, diciamo. E, infatti l'ultima annotazione faceva riferimento nel Retos alla possibilità che il Paese, in questo caso l'Italia, finanzi attività di ricerca in maniera significativa, ricerche applicate al mondo della prevenzione, del contrasto e degli inquinamenti accidentali e delle attività di ricerca. È chiaro che in questo senso noi non ci basta mai, siamo ricercatori e quindi più che essere d'accordo sul fatto che vorremmo poter disporre di maggiori risorse per essere all'altezza, diciamo, di altri paesi che hanno investimenti al di là dello specifico tema, investimenti significativi sulla ricerca. Noi sono tanti anni che facciamo ricerca su questi argomenti, devo dire che l'Italia non si può lamentare della fama che ha acquisito in Europa, se non altro in questo tema, ma potremmo fare anche molto di più se avessimo un giusto quadro di finanziamenti a questo tipo di indagini. Per dirla, citare il mio direttore, e questo è un tipo di lavoro che, come chi ci lavora lo sa, non si vede, costa molta fatica, è tipico dell'Italia peraltro, come dire, trovarsi nell'emergenza, sempre in emergenza, ma in realtà in questo settore c'è una preparazione che significa tutti i giorni noi e altri, noi forse gli ultimi, però pensano alla possibilità di un evento di questo tipo, memori delle conseguenze che ha avuto in altre circostanze, e fanno di tutto perché il nostro paese si possa trovare nelle migliori condizioni per affrontare crisi di questo tipo.
prima di salutarvi devo nuovamente chiedere formalmente scusa alla mia direttrice, l'avvocato Diana Ponte, che nella foga di iniziare non farvi trattenere troppo con le problematiche tecnologiche che avremmo avuto, non le ho dato la parola. E comunque è stata con noi, vi saluta sicuramente e vi passo la parola per una conclusione. Se ci sono ulteriori domande Sì, dal Ministero, no? Il direttore. Sì, grazie. Io volevo fare un paio di osservazioni sul tema della ricerca. È un punto di vista molto importante. Qui dobbiamo dire che purtroppo le risorse dedicate a un tema così complesso non sono all'altezza del tema. Questo lo sappiamo da tempo. Abbiamo avuto negli anni risorse in diminuzione, abbiamo cercato miracolosamente di portare avanti comunque tutte le attività. Sul tema della ricerca però abbiamo contribuito in questo periodo al Piano Nazionale della Ricerca, in cui abbiamo chiesto che venissero inserite anche questi temi che ci interessano e ci riguardano, quindi speriamo che lì attraverso anche il MIUR possa esserci qualche progetto che possa andare avanti. E naturalmente siamo sempre pronti al confronto anche con Protezione Civile, naturalmente su tutti i temi, anche se mi rendo conto che in questo momento ci sono delle priorità a livello nazionale che impegnano la Protezione Civile su quello che è il tema del momento, che è il Covid. Però ci auguriamo che passata questa emergenza possiamo riprendere anche così alcune interlocuzioni, perché sicuramente alcuni approfondimenti o aggiustamenti rispetto a quelli che sono i contesti italiani dovrebbero essere comunque portati avanti. Naturalmente non è oggi questa la sede per fare l'approfondimento. Io volevo chiudere soltanto ringraziando tutti per il lavoro, che è stato sicuramente interessante e che ci consente di fare delle riflessioni su quello che è il futuro di questa attività, dove noi normalmente siamo in piena corsa, lavoriamo, ma poi abbiamo poco tempo per riflettere. Quindi questo ci aiuta molto invece a capire se che cosa possiamo fare per migliorare. Quindi ringrazio tutti veramente di questa attività, che è sicuramente interessante, e ne faremo, ne terremo assolutamente in debito conto per le prossime iniziative. Grazie. Gabriele Peschiulli aveva alzato la manina. Gabriele, ci sei? No, avevo detto prima, grazie. Bene, allora io credo che se non ci sono altri interventi, attenderò casomai, ci sia un ritardo nella comunicazione, per cui resto ancora qualche minuto, qualche secondo, online. E ringrazio davvero tutti, è stato sicuramente un evento molto proficuo. Personalmente disponibile a incontrare chiunque per affrontare questo tipo di problemi in ogni momento. Per me è ancora la priorità, della mia attività lavorativa. E ringrazio quindi tutti e vi porgo. Ezio, perdonami, io anche volevo, siccome poi non so, ho potuto intervenire per velocizzare le presentazioni. Volevo ringraziare innanzitutto i colleghi con i quali abbiamo collaborato della Protezione Civile, perché è stata un'occasione di crescita personale. Ringrazio ovviamente i dirigenti che hanno partecipato e spero, appunto, come diceva il direttore, che questa possa essere la base, un'occasione per poter portare avanti questi temi che evidentemente interessano tutti quanti, quindi spero che da qui si possa mettere un punto per poi evolvere in qualche modo. Grazie, noi dalla Protezione Civile volevamo soltanto chiedere se è possibile poi condividere le presentazioni e chiaramente poi il rapporto finale che avremo modo di leggere tutti. Grazie ancora, buon pomeriggio. Sì, assolutamente sì.
Senz'altro sì, sarà mia cura farvi avere sia la presentazione, sarà probabilmente da scaricarsi perché sono 12 mega, ma insomma, troveremo in modo. Grazie a tutti allora, buon pomeriggio e buon lavoro!